Si chiamava Oussama Belman, il 19enne di nazionalità algerina che è morto ieri nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza. Era in Italia dal 2024 ed era ospite o detenuto all'interno del centro di permanenza per i rifugiati dal 24 maggio scorso. Nella nottata di ieri sono scoppiate delle proteste all'interno del centro conseguenti alla morte del giovane, con dei vasti incendi. I circa 105 ospiti del centro hanno dato fuoco a diversi beni presenti all'interno della struttura. Sono dovute intervenire oltre 50 militari tra esercito, carabinieri e guardie di finanza per provare a placare gli animi. Si è tenuta questa in tarda mattinata una conferenza stampa nella Procura della Repubblica di Potenza, fortemente voluta dal procuratore capo Francesco Curcio, per escludere in maniera netta le voci che stavano circolando che volevano la morte come conseguenza di percosse. Curcio ha detto che si esclude in maniera più assoluta che la morte possa essere stata collegata a atti di violenza sul ragazzo. Infatti ha sottolineato che non sono stati trovati segni di maltrattamento. Presumibilmente, ovviamente è stata disposta l'autopsia, ma presumibilmente la morte è dovuta all'ingerenza di qualche sostanza pericolosa. Infatti il 19enne Belman era stato già trasportato all'ospedale San Carlo di Potenza qualche settimana fa dopo aver ingerito dei vetri. Ecco, ciò nonostante, ha sottolineato Curcio, non si esclude che vi sia una fattispecie di reato per cui bisogna indagare, quindi non si esclude l'ipotesi di omicidio doloso, colposo oppure stesso di suicidio. Ovviamente la ricostruzione sarà al vaglio degli inquirenti. Il decesso, abbiamo detto, è avvenuto intorno alle 14:15 di ieri. Nella metà del pomeriggio invece sono iniziate le proteste e la rivolta vera e propria. All'interno della struttura, ha spiegato Curcio, era presente soltanto un infermiere. Probabilmente è dovuto anche a questo i ritardi sia nel segnare la notizia ma anche nell'intervento sul giovane. Ovviamente ci sarà modo di valutare tutte le responsabilità, però Curcio ha sottolineato che per quanto riguarda la gestione precedente del centro di Palazzo San Gervasio, è stata già aperta un'inchiesta che ha portato a diverse iscrizioni nel registro di indagati per diversi reati. Dunque si continuano ad accendere di nuovo i riflettori sui casi di cronaca legati al CPR del Potentino. Questo però è stato il primo caso di una morte all'interno della struttura. Nel proseguo delle nostre edizioni del telegiornale avremo modo di ascoltare anche le dichiarazioni del procuratore capo Francesco Curcio.